Good morning everyone, spero che voi non vi spaventiate dalla mia face, che lo so che ho una faccia orribile stamattina. Stamattina mi dovevo svegliare presto, andare a fare colazione con una mia amica e poi andare direttamente in biblioteca. E mi sono alzata tardi, lei poi mi ha scritto e mi ha detto che è stata male, quindi praticamente ci vediamo un po' più tardi. Mi si è fottuta mattinata, sono quasi le 10 stamattina e ho deciso praticamente di rimanere a casa. Diciamo che questo proverò a farlo, è uno study vlog o study with me, study routine, non lo so bene come lo chiamerò. Dato che sono ancora a casa e io lunedì 15, cioè ricomincio le lezioni, non lo so, fatemi sapere voi se vi interessano comunque i weekly vlog che io facevo. Quindi volevo un attimino farvi vedere come io, diciamo, inizio ad organizzarmi, come preparo un esame, come mi programmo in generale la giornata di studio. Ieri sera avevo preparato lo zaino, quindi adesso lo svuoto un attimo, rifaccio il letto. Io sono ancora in pigiama, quindi cerco di mettermi qualcosa di decente, di comodo, insomma, per mettermi a studiare. E spero di riuscire a studiare, perché comunque qua da me ci sono dei lavori in corso che vi giuro che non tremano le pareti, ma di più, cioè, quindi vi porto con me in queste poche ore di studio che spero di riuscire a fare bene. Purtroppo per me la differenza di studiare a casa e di studiare in biblioteca è proprio la resa, cioè io rendo molto di più in biblioteca che a casa, perché a casa ho tante distrazioni. Allora, una cosa che io non riesco a fare, cioè in tutte le mie study routine, ma in generale nelle mie giornate, è il non rifare il letto, cioè se io non rifaccio il letto non sto bene, vi giuro. E sinceramente credo che sia una cosa molto importante all'interno della propria routine, mettere dei piccoli step che voi fate sempre, di che ne so, ma anche solo di riordinare qualsiasi cosa. Secondo me rifare il letto vi dà anche la grinta e dire ok, basta dormire, basta poltrire, abbiamo già dormito abbastanza e comincia la giornata. Ok, mi sono messa un outfit veramente, cioè, molto casereccio. Queste calze sono bellissime, cioè, guardate quanto sono belle queste calze. E niente, perché appunto per me prevale sinceramente la comodità. E ovviamente adesso mi metterò questa mia vestaglia in pile rossa. Mi dedico 5 minuti proprio, ovviamente quando ho tempo, quando sono a casa specialmente, mi dedico davvero 5 minuti o 2 minuti a compilare il mio bullet journal. Mi dà, non lo so, mi dà un senso di adesso stai calma, tranquilla, che riesci a fare tutto. Volevo farvi vedere solamente come praticamente organizzo un pochettino lo studio. In casa io di solito tengo questo planner qui di Tiger, che se non mi sbaglio l'ho pagato veramente pochissimo, e poi ho questa agendina qui dell'università, che se voi avete visto il mio video delle agende, al massimo ve lo metto qua sopra, lo metto qua sopra, lo metto qua sopra. Lo metto qua sopra da qualche parte. Di solito qui mi segno più o meno quello che devo fare in generale a grandi linee. È sempre molto incasinata questa agenda, a dire la verità. Cioè, alla fine io non è che abbia un'agenda a parte il bullet decente. Nel più, diciamo, nella maniera un po' più specifica. Infatti questo adesso vedrò se portarmelo in giro o comunque lasciarlo a casa o strappare i fogli, perché questo planner ti permette praticamente di strappare i fogli, se vi faccio vedere così. E io di solito mi programmo tutte le cose, no? Di solito qua metto proprio dalle 6 fino alle 22, 23, quel che è l'orario, e poi vedo che cosa devo fare, e mi suddivido insomma un po' le ore di studio. La parte bianca mi serve anche per organizzare un po' meglio, e ho fatto un po' una stima di quanto mi manca per un esame che devo dare a marzo e un altro esame, appunto quello di anatomia, che è quello un po' più tostino, che devo dare a febbraio, a fine febbraio. E mi sono promessa appunto di fare almeno 23 pagine al giorno e nel contempo anche iniziare a studiare l'altra materia per marzo. Spero di riuscire a reggere tutto, perché non è semplice, dato che io appunto dal 15 ricomincerò tutte le lezioni. Stavo vedendo un po' i buchi per potermi arrangiare e di notte quanto studiare. Lo so che sembra una follia, però purtroppo devo fare così. Altra cosa, per gli schemi ho intenzione di usare questi mega giga post-it, dato che comunque il libro è bello grande e quindi la combo è perfetta.
cioè a fine di ogni capitolo ho intenzione di farmi delle mappe concettuali, delle mappine mie. Insieme a questo ho intenzione di riascoltare alcune lezioni del prof, perché io ho visto praticamente che riesco ad assimilare meglio ascoltando. E infatti in questo secondo semestre ho intenzione di praticamente registrare quasi tutte le lezioni, quelle frontali. Ma adesso che cosa combino e vi riaggiorno più tardi. Ultima cosa, io di solito adesso c'è casino, proverò a studiare, vediamo un attimino. Se non riesco a studiare, di solito mi uso questa applicazione qui. Vabbè, si chiama Tide, ok? Se riesco vi metto il logo, è gratuita e praticamente vi permette di mettere un timer. Io di solito quando sono magari a casa e tutto quanto, di solito faccio 40 minuti, 5 minuti di pausa, 40 minuti, 5 minuti di pausa, faccio così per almeno 3 volte e poi faccio pausa di tipo 20 minuti in cui magari mi guardo Scrubs. Io tendenzialmente tendo adesso soprattutto a studiare così, soprattutto quando devo fare schemi, leggere, eccetera, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda quando magari devo ripetere, è totalmente diverso. Allora, ho deciso di farmi un caffè. Allora, sì, lo so che questi cosi fanno male, cioè fanno anche abbastanza schifo, però volevo provarli, questo qua. Io direi di fare così e mettiamo dentro. Ovviamente oggi sono un po' a rilento perché mi sento ancora un po' stordita. Ho dormito troppo, cioè troppo. Ho dormito ma a malino, a dir la verità, non lo so perché ho fatto. Cioè, dato che continuavo a addormentarmi, risvegliarmi, addormentarmi, risvegliarmi, perché aspettavo che appunto la mia amica Bea mi scrivesse, no? Ho fatto dei sogni che, cioè, non esistevano né in cielo né in terra, tipo che mi era entrato un vecchio in casa, ma un vecchio che non se ne voleva andare via, ed era come tipo uno spirito che girava, che però lo vedevo solo io, cioè, per farvi capire io le mie malattie mentali. Ho scaldato un attimo questo benedetto caffè, io di solito evito di metterci lo zucchero, ma anche lo zucchero di canna, ci metto il miele adesso nel caffè, non prendetemi per matta, però devo finire, cioè dobbiamo finire questi cosini piccini. E di solito bevo anche un po' di più, ma stamattina non ho riempito la mia acqua. Devo parlarvi di una cosa, a dir la verità, mentre facevo pausa, perché è un argomento un po' che mi sta sinceramente a cuore. Lo so che non c'entra niente con lo study vlog, eccetera, però una pausa e l'altra ho detto, vabbè, vi parlo un pochettino, tanto per non essere sempre monotona, anche perché poi voglio dire, non è che devo mostrare chissà che cosa, cioè sono sempre io che studio, non è che faccio chissà che. Ho visto di recente, no, un video della Margherita Savelli, la Marghe. Come ben sapete, noi collaboriamo sempre ogni mese, ma a prescindere adesso da YouTube e tutto quanto, siamo comunque amiche. Sinceramente, quando vedo certe cose, mi dà veramente tanto, 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 tanto fastidio. Volevo esprimere un pochettino anche io quello che pensavo di YouTube, in generale. Credo che comunque la maggior parte di voi, se mi seguite veramente dal mio primo canale nel 2011, cioè il mio primo video ai tempi lo pubblicai nel 2011, il 9 di novembre. Era un video terribile che c'è anche su questo canale perché l'avevo salvato nel momento in cui avevo cambiato canale e insomma c'è la mia figuraccia di merda, c'è. Avevo 19 anni, ero alla fine una bambina, no? C'è da dire che il web di per sé era un mondo secondo me ancora sconosciuto. Eravamo in pochi, non c'era la qualità, non c'erano le softbox, non esisteva la partnership, non è che ci guadagnavi nemmeno più di tanto, perché alla fine una persona che faceva i video lo faceva per puro piacere, non per guadagnare principalmente, e poi eravamo veramente tutte amiche. Mi ricordo ancora i tempi quando su YouTube c'era la possibilità di personalizzare il canale, lo sfondo grafico, in più c'era la possibilità che se magari qualcuno faceva un video risposta, poteva fare appunto il video risposta sotto il video, no? E infatti i concorsi tipo che faceva Clio, Alice Like Audrey, li facevano tutti così. Quando sento certe cose, soprattutto, cioè, la tua vita è piatta, la tua vita fa schifo, che sono comunque cose che sono state rivolte alla Margherita, che sono comunque cose che chiunque credo che le senta, anche se magari non la conosce personalmente. Io, che comunque non è una cosa che mi riguarda, mi dà fastidio. Perché, cioè, anche il fatto di, ma perché non impari a fare i vlog da Emma, no? Da MTV. Io Emma l'adoro, cioè a me proprio piace, forse è uno dei pochi video
di ragazze italiane, di vlog in generale, che io preferisco i suoi video vlog rispetto al suo canale principale. Sono piacevoli da vedere all'occhio, cioè molto scorrevole la cosa, e poi non durano nemmeno tantissimo. Beh, lei è proprio come ragazza, io l'ho intravista, se non mi sbaglio, a un workshop di YouTube. Però l'avevo intravista, ho avuto la possibilità proprio di parlarle molto così rapidamente, però di primo impatto mi ha sempre dato una buonissima impressione. Però il fatto che le venga detto, che venga detto a Margherita, che è una mia amica, queste cose, tu devi copiare i video di questa, tu devi copiare, fare così, cosa, cosa, cioè, io credo che la Marghe sia una di quelle persone che veramente sin da quando era piccola che faceva i video su YouTube, è sempre rimasta tale, è sempre rimasta super umile, super vera. Siamo in un mondo, in una società dove l'apparenza conta tanto, però io spero che ci siano persone come me o come la Marghe, che non si basano solamente sull'apparenza, che comunque sia all'interno di un video non bisogna mostrare semplicemente stronzate, ok? Perché anche io le mostro le mie cavolate, cioè nel senso quando magari vi faccio, che ne so, vi mostro alcuni prodotti di beauty, eccetera, eccetera, cioè io però non è che passo tutto il giorno a truccarmi, anzi, cioè vorrei farlo, ma non posso, non ci riesco, cioè non ho neanche il tempo a momenti per guardare. Guardarmi in faccia. Però comunque sia quando faccio video, cioè una persona che fa i video in generale ci mette passione, ci mette tempo e ci mette dedizione, non è semplice, non è semplice. Quindi magari leggere certe cose fanno veramente male, ok? E in più credo che comunque sia YouTube sia uno spazio libero, può veramente esprimersi come gli pare piace. Se uno vuole fare video con dentro lo sfondo strafigo, così cosa cosa, cioè anche io vorrei avere il tempo per farlo e io un tempo lo facevo, però adesso purtroppo non ho più tempo, quindi mi adeguo un pochettino, se voglio mantenere costante comunque il mio percorso su YouTube, devo adagiarlo un pochettino, se voglio essere sempre più presente, a meno che non pubblico un video ogni 4 mesi, super figo, e allora ok. Tendenzialmente soprattutto le nuove generazioni pensano, secondo me, che davvero l'apparenza sia tutto. È come tutti i mostri. Non è così. Non è così perché alla resa dei conti, quando veramente uno va a parlare di contenuti, quando uno va a parlare di cose un po' più profonde, lì si vede, lì si vedono le lacune, lì si vede la superficialità della gente. Almeno questo è il mio pensiero. Io con questo non voglio dire niente a nessuno, assolutamente. Questo è quello che io penso e secondo me. Cioè, non c'è nulla di cui vergognarsi se uno si mostra in pigiama, se uno si mostra struccato, perché voglio dire, la faccia è quella che è. Uno poi si può truccare con 4 kg di fondotinta, perché voglio dire, anch'io mi mostro anche nei miei video truccata, lo so che lo vedete molto meno ultimamente, però tante volte viene sottovalutata questa cosa, ma il contenuto è molto più importante di tutto quello che c'è all'esterno. Questo è il mio pensiero, poi, non lo so. Niente, detto ciò, finisco di fare le mie cose e continuo a studiare. E comunque, questi biscotti ho della Oro Saiwa integrale, vi giuro, ma ne mangerei a bizzeffe. Ultimamente ho anche avuto dei problemi di stomaco io, di reflusso che c'è. Tralasciamo, infatti ho perso una marea di chili e adesso sto cercando un attimino di resettarmi perché sennò non sto in piedi. Ho finito la parte che dovevo fare oggi, dato che praticamente ho ricominciato a studiare tutto da capo, quindi ho dovuto rivedere le ossa. Palle, cioè la parte più. Cioè non è che palle, è che è tanta roba. Tanta. Nel senso, io ho bisogno di tante ore di studio per studiare, non sono un genio, purtroppo. Ho fatto tutta questa parte qua. E insomma, diciamo che la mia parte di oggi l'ho fatta, quindi oggi mi fermo qui. Quindi, allora, adesso ho deciso che vado a mangiare e poi dopo mi leggo un po' questo libro, perché sono 4 capitoli di libro, ma dovrei leggermi solamente con, cioè, spulciare un attimino solamente i primi 2 capitoli, e questo è un altro esame che dovevo dare a marzo. Questa candela, quanto è carina. Me l'ha regalata il Nicky per Natale, insomma. E diciamo che sono stata più o meno produttiva, anche se, cioè, le ossa sono sempre complicated, a dire la verità. Allora, io ho mangiato, cioè a dire la verità, ho mangiato per modo di dire, ho mangiato 2 cagate, proprio per dire ok, ho lo stomaco
cioè che non è lì vuoto, che mi brontola, che tanto il mio stomaco mi brontola sempre. Ho preso il caffè, che non so se sia stata una buona idea, e niente, adesso volevo guardare un attimo qualche video su YouTube, a dire la verità, oppure, non lo so, magari mi metto a guardare qualcosa su Netflix, oppure vado avanti con Scrubs, quindi mi metto un attimo qua con l'iPad. Prima che mi dimentichi, volevo farvi vedere questo pacco qua di Lush, che mi era stato inviato questo Natale, e non l'ho mai mostrato in generale su YouTube. E volevo farvi vedere specialmente una cosa che a me piace tantissimo. Se mi seguite nelle stories, ho fatto vedere già tutti i prodotti, a dir la verità. Questo qui, Snow Fairy, che vi giuro è dolcissimo. Infatti dopo me lo voglio provare perché dopo mi faccio il bagno. Oh, goodness. Non lo so, sono troppo curiosa di provarlo. C'è da dire che non piacciono tanto tutti gli odori troppo dolci, perché dopo un po' mi nauseano. Però questo sono proprio curiosa, è un body conditioner. E qua dentro c'è questo, che è una bomba da bagno proprio natalizia. Non la voglio aprire perché la voglio regalare alla Bea, perché io purtroppo non ho più la vasca, quindi questa qui secondo me è perfetta per chi ha la vasca. Poi ci sono due cose, uno è, credo che sia tipo sempre per idratare il corpo però con i brillantini, e l'altro è questo. Questo è un altro Naked Body Conditioner, però è solido. E ringrazio ancora Lush, ringrazio Elisa che mi ha appunto contattato per inviarmi questi prodotti qui. Sapete che i prodotti di Lush a me piacciono tanto perché comunque sia tutto il loro concept dell'inci verde, eccetera, eccetera. Non sto qua a dirvi 450.000 volte le stesse cose, a me piacciono tanto. Come però ben sapete, sicuramente costa sicuramente un po' di più, quindi in negozio comunque adesso ci sono i saldi in generale, però comunque non costa poco. Io non so voi, ma ogni volta guardo sempre loro e loro sono la mia famiglia preferita praticamente su YouTube ed è il canale di It's Judy's Life. Scusatemi che ho imposizionato praticamente la videocamera in una posizione stramba, però non so più come mettermi. E niente, adesso mi rilasso ancora per un pochino e poi riprendo a studiare. Ora, ok, io direi che con oggi posso staccare. Allora, avevo messo su una maschera di Veroshé, che adesso vi faccio vedere assolutissimamente qual è. Aspettate, è sempre questa qui che sto praticamente utilizzando davvero tantissimo, quando ovviamente mi ricordo di farla e tutto quanto. E in più un'altra cosa che ci tenevo a mostrarvi, che ho trovato all'interno del calendario dell'avvento di Veroshé, questo appena lo finisco mi prendo la versione Toto, è questa qua. Gommage scrub di Vrochet sempre. Ormai io sono marchiata di Vrochet ovunque, sarà che comunque mi invitano agli eventi, eccetera. Però vi giuro, cioè, ultimamente Vrochet si è mobilitata tanto e secondo me è un marchio che comunque merita. E volevo farvi vedere anche un'altra cosa che ho iniziato ad utilizzare da poco, sia io che mia mamma, ed è appunto questo contorno occhi di Skinius. Allora, Skinius comunque è un, si può dire, luxury brand, si può dire così, perché comunque non costa poco. Viene venduto all'interno degli store di Sephora, o Sephora, però comunque sono veramente validi, veramente, vi giuro, non, cioè non l'avrei mai detto. Infatti io assiduamente, ogni volta che faccio la doccia, eccetera, utilizzo questo, adesso vi faccio vedere. Questo qui, che è un idratante rassodante elasticizzante, questo qua, e mi trovo veramente molto bene. Come potete vedere, vabbè, oddio, adesso ho fatto un casino, comunque sono a metà flaconcino, e comunque ho spulciato un po' sul sito, eccetera. Stanno facendo praticamente dei formati piccini, comunque anche con dei prezzi abbordabili. Adesso magari con gli sconti e cose così, non so se loro scontino le cose, però provate a vedere sul sito, secondo me merita tantissimo.
Allora, dato che comunque i 25 anni ce li ho, ok, che sembra una diciannenne, però mia mamma mi ha sempre insegnato che comunque sia la pelle va sempre curata sin da giovani e ok che io ce l'ho nel DNA, il fatto comunque di, cioè, di non essere propensa molto tipo a rughe o comunque a invecchiare velocemente, no? Però comunque sia io ci tengo tantissimo proprio alla cura della pelle, perché secondo me truccare comunque un viso con la pelle che è veramente già a posto, senza problematiche e cose del genere, dovete fare anche meno della fatica, e anche se uscite struccate, cioè non è che dite oh mio Dio sono brufolandia e tutto quanto, quindi sono un po' in fissa con questa cosa del ci tengo a, insomma, a curarmi la pelle. E poi volevo farvi vedere anche questa cosa qui, io non so se voi conoscete questo marchio coreano, che è della Etude House, questo qui, che è praticamente un 7 in 1, cioè è tutto, tipo struccante, tonico, io lo uso praticamente come tonico alla fine di tutti i miei trattamenti. E un consiglio appunto per, tra virgolette, coccolarvi durante le ore di studio, se soprattutto siete a casa, è appunto di farvi maschere, di mettervi, che ne so, gli eye patches, tutte queste cose qui, perché alla fine rendono un po' lo studio meno triste, diciamo. E un marchio che io vi consiglio tantissimo per le maschere è questo qui di FaceD, soprattutto i loro eye patches che sono ottimi, io li adoro, e adoro anche un altro loro prodotto che è un contorno occhi, che per me fino adesso, anche se adesso sto provando quello di Skin, se vi dirò più avanti come mi trovo, comunque per adesso contorno occhi di FaceD è il migliore che io abbia mai provato in vita mia. E anche appunto FaceD, questo brand qui lo trovate all'interno dello store di Sephora. Poi scendo un attimo perché mi è arrivato un pacco da Amazon, perché praticamente ho comprato la tastiera per l'iPad, perché ho intenzione di andare, dato che ho impostato l'iPad esclusivamente per l'università, quindi ho cancellato tutti i giochi, perché io ci mettevo praticamente i giochi dentro quell'iPad lì, ci ho messo dentro Drive, OneNote, poi farò appunto il tutorial di OneNote, di come prendo gli appunti, però ho deciso di portare l'iPad perché sinceramente mi pesa molto molto meno, e ho deciso anche per le lezioni frontali di portare il mio vecchio registratore della Sony, che usavo ai tempi a dir la verità, specialmente per un fattore peso, perché vi giuro non ce la faccio più sinceramente a portare troppe robe. Mi scoccia proprio. In teoria la maschera di Vrochet, volendo, si può levare anche con un cotton fioc, con un cotoncino, e poi tamponare senza per forza lavare il viso. Però a me dà fastidio, perché ok che adesso mi devo fare la doccia, però mi dà fastidio, quindi dato che comunque adesso devo scendere un attimo, cerchiamo di renderci presentabili. Credo che poi andrò a fare aperitivo con Emma e sua cugina. Riesco, vi porto anche un po' lì, tanto per farvi vedere qualcos'altro e per farvi vedere che non è che uno deve studiare per forza tutto il giorno, anzi anche perché non lo sono assolutissimamente. Io alla fine faccio anche soprattutto questi study vlog per me, perché mi permettono di mantenere il cervello proprio costante, cioè ho anche dell'idea di, cioè, poco al giorno, però ogni giorno, e anche se è difficile mantenere comunque questo equilibrio, cioè, ho tipo la faccia sul tavolo. Volevo farvi vedere la tastiera che mi è arrivata, pacco di Amazon, eccolo qua. Allora, dai, non deve essere malaccio secondo me, te lo apro. Comunque ha bisogno di una batteria e niente, l'ho pagata 14,99 questa, però deve essere molto bella. Cioè, e la, come si dice, la cosa è in inglese, la tastiera QWERTY, però vabbè, tanto chi se ne frega, a me serve solo per scrivere. Vi faccio sapere, insomma, come sarà questa cosa. Allora, io mi sono fatta la doccia, mi sono fatta tutto, questo è quello che mi sono messa stasera, a dir la verità. E niente, quindi adesso asciugherò i capelli, magari vi faccio vedere il look finale e niente, poi andrò a fare questo aperitivo. Nel frattempo io ho lasciato tutto così, è un disaster. Spero che comunque sia questo study vlog vi sia piaciuto. Ragazzuole, io sono tornata a casa, sono praticamente uscita, scusatemi, non si vede niente, ma non ho portato la videocamera perché sono andata a fare aperitivo praticamente con la cugina di Emma e Emma. Ho detto vabbè, è inutile che la porto, cioè volevo portarla inizialmente, poi ho detto vabbè, lasciamo stare, e niente, quindi adesso sono tornata a casa e mamma mia, ho una faccia, stasera mi ero fatta questo trucco qua,
E a dire la verità, questo rossetto l'ho un attimino voluto provare di nuovo, ma voglio farvi vedere che cos'è, perché sono praticamente delle tinte che mi piacciono tantissimo. Non si vede benissimo perché è buio purtroppo. Forse così. Boh, vabbè. C'è una luce un po' strange. Comunque sono queste qui, queste tinte di Kiko, che sono super opache senza la parte che idrata, insomma, senza la parte lucida, e durano veramente tantissimo. Vabbè, mi sono divertita a provarla un attimo. E ho questa qui che è il numero 1. No, aspettate, non è il numero 1, è il numero 107, e l'altra invece è il numero 118. E niente, vabbè. Quindi io credo che concluderò questo video sta di vlog, semplicemente volevo chiuderlo un attimino decentemente, senza tagliarlo e basta. Io spero davvero che vi sia piaciuto, e se vi è piaciuto, se vi è piaciuto mi raccomando, fatemelo sapere in un commento, e se ne volete altri fatemelo sapere. E niente, noi ci vediamo sicuramente in un prossimo video. Cheers!